Post Trading T2S Forum è l'evento annuale in cui si fa il punto sull'evoluzione del settore e sullo stato di avanzamento di Target 2 Securities. Come sta procedendo l'adesione alla nuova piattaforma paneuropea? Sì, direi che so far so good, nel senso che siamo partiti con la piazza finanziaria italiana ad agosto dell'anno scorso, abbiamo adesso registrato la migrazione di Euroclear. Con Euroclear, come dicevo stamattina, i volumi sono raddoppiati, non ci sono stati problemi significativi, quindi siamo abbastanza fiduciosi che la piattaforma sia stabile ed efficiente. I vantaggi, come accennavo l'anno scorso, sono vantaggi connaturati soprattutto alle caratteristiche stesse del sistema, appunto un regolamento su base lorda e moneta di banca centrale, sulla stessa piattaforma si regolano titoli e contanti, è un sistema che preserva l'efficienza con autocollateral e con meccanismi di ottimizzazione. Quest'anno abbiamo invece cercato di guardare un po' più ai dati sull'operatività e dove emergono sì buoni funzionamenti, ma in realtà anche qualche problema sicuramente da migliorare. La settlement efficiency abbiamo visto che è tra il 97 e il 98%, ma ci aspettiamo sicuramente di più. Il regolamento durante la notte è minore di quello che ci si aspettava e anche su questo stiamo lavorando per cercare di migliorarlo. La liquidità utilizzata dalle banche italiane è in leggera crescita con la migrazione di Euroclear, ma vediamo che appunto cresce il numero di operatori che utilizzano l'autocollateral, che è una funzione che a pieno regime consentirà di utilizzare sicuramente meno liquidità. Quindi tutta una serie di, non direi luci e ombre, perché secondo me sono più le luci che le ombre, però una serie di messa a punto del sistema che sicuramente va fatta. Che cosa rimane ancora da fare? Cosa rimane da fare? Sicuramente il completamento della migrazione, la riduzione del descoping che molti depositari hanno fatto per poter migrare, una serie di realizzazioni di change request che il mercato chiede, ma sono tutte cose pianificate sul piano tecnico. Se dovessi dire la cosa che forse su cui bisogna lavorare di più sono le cose un po' più strategiche. Allora, appunto, anche dalle domande che sono venute fuori questa mattina, l'attività importante da fare è cercare di far dialogare meglio il mondo degli ICSD con il mondo dei depositari che stanno in T2S. È vero che gli ICSD sono in gruppi bancari dove c'è comunque un depositario che sta in T2S, ma credo che questo meccanismo di link tra questi due depositari debba essere in qualche modo superato e il mondo dei titoli depositati nei depositari internazionali debba essere portato dentro T2S. Poi dal punto di vista dell'ecosistema credo che sia importante riuscire a rendere meno costosa questa piattaforma. Qui è un progetto che va sotto il nome di Vision 2020, un filone di questo progetto che va sotto il nome di Vision 2020, prevede il consolidamento delle piattaforme di T2 e T2S con l'idea di raggiungere sinergie in termini di costo, di gestione operativa della piattaforma. E poi rimane sicuramente anche il mondo del collaterale, della gestione del collaterale con l'ecosistema, che è un sistema che sicuramente va reso anche quello più efficiente. Quindi appunto, come dicevo, fino adesso secondo me possiamo essere ampiamente soddisfatti delle cose fatte, non bisogna mollare la presa e continuare a finire di realizzare le cose che è necessario realizzare. Abbiamo anche sentito stamattina che T2S è un forte catalizzatore di cambiamenti anche su tutto il mondo del post-trading, le famose Giovannini Barriers, alcune le abbiamo saltate con slancio, altre in realtà continuano a essere un ostacolo e credo che anche su quel fronte vada il nostro impegno per realizzarlo. Una sfida importante è anche quella di migliorare il link tra i vari depositari europei. Sì, quello è secondo me un po' un problema della situazione attuale. Appunto, io ho sottolineato che il sistema rimane ancora molto domestico. Giustamente il rappresentante della Banca Centrale Europea ha detto sì, è vero, questo sul trading, sul settlement del trading è sicuramente importante, però nella funzione di autocollateral
vediamo che diciamo, c'è una crescita dei volumi e quindi questo significa che c'è buona predisposizione. Lì è chiaro che bisognerà sicuramente diciamo, spingere perché i depositari realizzino i collegamenti, l'ecosistema appronta una procedura rapida per verificarne l'affidabilità, il cosiddetto assessment, e quindi io penso come dire, che per la fine della migrazione sicuramente avremo in piedi più collegamenti tra depositari e quindi diciamo il cross border alla fine lo vedremo anche negli istogrammi e non solo come dire nelle intenzioni. La comunità finanziaria italiana sta ottenendo vantaggi dall'aver partecipato alla prima wave di adesione? Ma io penso di sì, perché secondo me vediamo che alcuni operatori che sono collocati in Italia hanno conti, titoli in altri depositari, vale a dire alcuni operatori gestiscono dall'Italia tutta un'attività europea. Naturalmente sono banche paneuropee insediate in Italia, però questo secondo me è importante perché in altre circostanze questo sarebbe stato fatto dalla piazza tedesca sicuramente. Adesso che cosa succederà con la migrazione di Clear Stream è difficile dirlo, però io immagino che avendo avviato delle procedure dall'Italia che funzionano con grande expertise degli operatori che sono qui in Italia, con buoni collegamenti con la Banca d'Italia, io penso che diciamo, ci sono buone opportunità perché questa attività rimanga gestita dall'Italia. È anche vero che invece altri operatori hanno come dire, centralizzato queste loro attività su piazze esterne all'Italia, quindi come dire, è un po' la strategia delle banche, diciamo, T2S non è che voleva dare una soluzione, voleva dare un'opportunità di razionalizzazione e a me sembra come dire, che le varie banche europee questa opportunità l'abbiano colta.